prima domanda è sui crowdfunding. L'emozione del primo giorno all'arena, raccontaci. Bellissimo, teneva tanto, niente, sono molto contento, segnare in questo campo, ma soprattutto con questa tifoseria è una cosa troppo bella che non l'avrà mai vissuto, e niente, adesso mi godo questo piccolo momento. È un FIFA che sull'onda anche degli anni passati sta ricominciando e continuando ad avere una caratteristica argentina. Sì, i ragazzi che stavano prima hanno fatto molto bene e niente, adesso ci tocca a me e a Luca a fare, speriamo, lo stesso che hanno fatto loro e vincere questo campionato che ci teniamo tanto e lavoriamo tanto per vincere. Com'è l'intesa a livello di attacco? Perché Caffarelli non è stato meglio? Sì, benissimo, sempre ci conosciamo di più, sempre miglioriamo di più i movimenti è normale che con le gare la stessa comincia a essere sempre meglio e sempre più positiva, quindi se metterei che abbiamo un buon piede è facile capirsi. Una cosa importante, nel tuo ruolo, proprio più nebratico, il mister ha rilevato come all'inizio siete stati un po' troppo frenetici, cioè cercavate un po' troppo il gol senza arrivare troppo, poi passate il primo quarto d'ora, avete cominciato ad allargare il gioco, la manovra, i risultati si sono visti con cose, cosa avete detto? Sì, è giusto il ragionamento al mister, avevamo un po' l'ansia di sbloccare la gara e magari la frenesia ci portava a sbagliare, però poi penso che dopo il gol di Marco abbiamo avuto delle occasioni, sì, bellissimo gol, abbiamo avuto delle occasioni e niente, poi abbiamo chiuso la partita subito nel secondo tempo, come dovevamo fare per non rischiare nulla. L'Inter, passando il suo ruolo, considero ovviamente che c'è stato un Inter, perché a parte la fase offensiva si chiede molto anche per quanto riguarda la fase difensiva. E per questo ti facevo l'elogio per il tipo di atteggiamento medico. L'Inter, io lo devo ringraziare per la fiducia che mi ha dato sin dal primo giorno. Niente, lui mi ha detto che io era capace di fare pure questo lavoro quando non avevamo palla e niente, io sto lavorando tanto per farlo, per imparare tecnicamente dei movimenti e penso che con il lavoro di settimana e la mentalità giusta li posso fare, sono convinto di quello e penso che grazie a Dio lo sto facendo abbastanza bene, sempre devo migliorare comunque, non è che sono arrivato, questo penso che sia un punto di partenza sia per me sia per la squadra e niente, sono molto contento. La notizia di oggi? Settimana diciamo sia Camilli che fuori abbiamo detto Chiesa va sta andando bene ma ci aspettiamo qualcosa di più perché può fare la differenza, oggi sembrava fare una risposta. Ringrazio loro comunque che mi hanno caricato in questo modo a dirmi che io ero capace di fare di più e io sto lavorando sempre per migliorare, sempre, migliorare, credo che è il modo giusto per arrivare diciamo al top sia personale che sia come squadra, penso che ogni settimana miglioriamo tanto e questa è la strada giusta per vincere il campionato. Impressione dall'alto, su quel pallone vagante che poi è andato a finire forte per il secondo gol, si è avuta la sensazione che ci fosse anche un po' di rabbia dentro? Sicuramente perché non ho vissuto i momenti peggi prima, sia per l'intervento, sia per delle scelte dell'allenatore che c'era prima che niente, io non ho avuto un periodo molto bello, ma capita, questo è il mio lavoro, il mio mestiere, capita, è così, l'ho accettato così, ho continuato sempre a lavorare per essere pronto quando toccava a me. Il secondo gol tuo è il figlio del primo, cioè scaricata la gabbia e servita la passer. Sì, magari era un po' più sciolto e sono riuscito a ragionare e a fare, penso che un bel gol, sono molto contento. Ora avete davanti due derby, Pontedera e Pontedera. Sì, e i derby sono le cose più belle. Quindi, niente.
anche per il contorno. Sì, il contorno è la cosa più bella del calcio. È la cosa più bella del calcio, quindi ci aspettiamo di dare un bellissimo marco al pubblico e niente, già da martedì, adesso ci vediamo questa vittoria, ma da martedì ci pensiamo subito a lavorare tanto per domenica prossima. Grazie. Grazie. Grazie, ciao.